Un deposito abusivo di fuochi pirotecnici e di armi è stato scoperto dalla polizia in un garage sottostante un palazzo nel rione Vanzieri di Campobasso. Tra un mese la sentenza della Cassazione per il medico Roberto Colombo, l'uomo che nell'estate di 3 anni fa uccise la 39enne isernina Stefania Cancelliere. Poca cura del verde pubblico in via Tiberio, l'area appare agli occhi di residenti e passanti priva delle dovute attenzioni da parte delle istituzioni. Sagre culinarie paesane, escursioni nella natura e concerti musicali in questa seconda metà di agosto. Domani il cantautore Umberto Tozzi a Boiano. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Un violento acquazzone, tuoni e venti di maestrale si sono abbattuti dalla tarda mattinata di oggi sul Basso Molise. Valori climatici scesi verticalmente, spiagge abbandonate frettolosamente dai vacanzieri in fuga dal litorale adriatico. La polizia nel corso di alcune indagini scopre un laboratorio clandestino per la fabbrica di fuochi pirotecnici nella zona Vanzieri del capoluogo molisano. L'attività gestita da un cinquantenne amante delle armi veniva svolta in un garage al di sotto un condominio, servizio di Giuseppe Pittà. Tutto nasce dalle indagini attivate in seguito alla bomba carta fatta esplodere nella notte del 27 luglio in via Quircio a Campobasso sul balcone di un appartamento in cui vivono un pregiudicato e la sua nuova compagna. L'attività legata alle indagini di via Quircio ha consentito di identificare e denunciare 4 persone a piede libero quindi questa faida che noi avevamo definito intrafamiliare o comunque familiare in senso vasto. Nel quadro degli accertamenti anche di prevenzione, perché poi sono state effettuate delle perquisizioni di iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria ai sensi dell'articolo 41 del testo unico della legge pubblica sicurezza, poi ci siamo imbattuti anche in un garage dove veniva confezionato materiale esplodente che poi sarebbe stato utilizzato in occasione di l'esplosione di fuochi artificiali per feste private o iniziative da parte di chi poi li confezionava e li fabbricava. La cosa gravissima è il luogo usato per preparare le bombe, un garage condominiale in zona Vanzieri. Abbiamo ritirato tutte le armi, voi avete visto insomma sul tavolo ce ne sono numerose armi perché è frutto di una passione da parte del soggetto che produceva questi artifici. Il soggetto in questione deteneva legalmente armi, anche polvere per ricaricare le cartucce, insomma fino a 4 kg, aveva il porto di fucile per uso caccia e aveva anche l'abilitazione per esercitare l'attività di fuochino. È chiaro che però quando ci si imbatte in violazioni in materia di armi esplosivi viene meno proprio l'affidamento e la buona condotta che è richiesta dalla legge, cioè non è che è una classica licenza per aprire un'attività commerciale che richiede molto meno insomma dal punto di vista delle valutazioni dei requisiti oggettivi. In questo caso se una persona titolata, licenziata insomma a detenere armi fa le leggerezze di questo tipo, è chiaro che non è consentito. Poi alla luce anche di quanto accaduto nel Barese a Modugno, credo che i funerali sono in queste ore di chi è incappato in quell'esplosione, non si può consentire che in un locale non adeguato e non adeguato da tanti punti di vista, non ultimo anche della prevenzione incendi, si possa confezionare dell'esplosivo. Dopo 3 mesi di indagini, i carabinieri della compagnia di Foggia sono riusciti a risalire agli autori della rapina al furgone di tabacchi compiuta nella zona industriale di Termoli il 16 giugno di quest'anno. Gli arrestati sono tutti i pugliesi di Vieste, Marco Raduano, Giampiero Vescera e Matteo Murgo. Una quarta persona invece è ricercata. Sono tutti indagati per concorso in rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e ricettazione. Nell'estate del 2012 a Legnano veniva barbaramente assassinata l'isernina Stefania Cancelliere, vittima della furia dell'ex compagno l'oculista Roberto Colombo. I familiari attendono la sentenza della Corte di Cassazione il 21 settembre. Michele D'Alessio ha incontrato il fratello di Stefania, Livio Cancelliere.
Livio Cancelliere, sono più di 3 anni che la sorella Stefania è stata barbaramente assassinata. L'iter giudiziario a che punto è? Ultimamente il marito, che poi è stato quello che ha commesso il delitto, è apparso anche in televisione, insomma, in maniera abbastanza inquietante. Sì, e violando tra l'altro le prescrizioni imposte dal giudice di non comunicare con terzi. Da lì la nostra denuncia, il trasferimento presso il carcere di Bergamo e il 21 settembre siamo in attesa della Cassazione, dopodiché la sentenza sarà definitiva. In questo momento? In questo momento si trova in carcere. E ne approfitto per ringraziare anche tutti coloro che hanno sostenuto la nostra petizione, che ci hanno aiutato diffondendola e speriamo che medio tempore, in attesa della sentenza definitiva, non riesca ad ottenere gli arresti domiciliari altrove. I suoi figlioli? Sono stati affidati i miei genitori a Parma e continuiamo una nuova vita. Questo, come tanti altri, è un delitto annunciato. Sì, lo stesso Canovaccio, una denuncia per stalking che viene ritenuta parzialmente credibile, comunque nei confronti dello stalker non vengono prese alcuna misura di precauzione nei confronti della vittima, dopodiché segue l'omicidio. È quello che avviene ormai da tanti anni a questa parte e si sta discutendo su come affrontare questo tema. Dopo il delitto, la perdita della vita di Stefania, sono molte le persone che sono rivolte al suo studio, magari lamentando situazioni analoghe? Sì, una sorta di solidarietà tra parenti delle vittime, situazioni anche più gravi di quelle di mia sorella, che hanno avuto molta meno eco rispetto a quella di mia sorella, addirittura alcuni casi in cui a seguito dell'omicidio l'assassino è stato ritenuto incapace di intendere, di volere, e da qui è seguita l'assoluzione. Speriamo solo che tutte queste storie aiutino anche a riformare il codice di rito, perché è incomprensibile che a seguito di fatti così efferati ci possa essere l'applicazione di misure interdittive minime, blande, come quelle degli arresti domiciliari in attesa della sentenza definitiva, come nel caso che ci interessa, oppure addirittura una soluzione per incapacità di intendere di volere nel momento in cui è stato commesso il fatto, e si discute anche della possibilità di accedere al rito abbreviato, cioè il rito premiale che comporta la riduzione di un terzo della pena in casi come questi. È stata soccorsa e trasportata in ospedale a Campobasso una turista belga che in una escursione sulle montagne del Matese, a seguito di una caduta, ha riportato una dolorosa ferita ad una gamba. A causa della zona particolarmente impervia, sono intervenute per i primi aiuti le squadre specializzate del soccorso alpino e un elicottero da Pescara. La 42enne era in compagnia dei suoi 2 ragazzi al momento dell'incidente su Monte Emiletto. La zona verde di via Tiberio a Campobasso versa in uno stato di grave abbandono, senza alcuna cura e nessuna manutenzione. Seguiamo questo servizio. Dopo la condanna a morte di tante piante nel parco di Viale Manzoni, ecco che a Campobasso si ripete il rito dell'abbandono e dell'incuria. La zona verde sottoposta alla nostra attenzione questa volta è quella di Via Tiberio, un sito incastonato tra i palazzi di una zona abbastanza popolosa, a ridosso del centro, con esercizi commerciali, uffici pubblici e privati e varie situazioni istituzionali. Una sorta di piccolo parco, un luogo verde che dovrebbe essere curato al meglio per permettere ai cittadini residenti di utilizzarlo, sdoganando di fatto il concetto di una Campobasso sempre più lontana dalla vivibilità. Eppure era considerato una città giardino, un luogo dove senza grandi pretese il cittadino riusciva a vivere in modo degno ed adeguato, in sintonia con quella qualità esistenziale che mancava e manca a tante altre città italiane. Un patrimonio totalmente disperso che qui in questo spazio verde di via Tiberio mostra tutto il disinteresse di chi amministra e di chi ha amministrato il capoluogo del Molise.
le erbacce che dominano, che fanno da dimora di insetti ed animali nocivi, un luogo che non richiama alla visita, alla sosta, ma che allontana tutti perché si mostra assolutamente non salubro ed accogliente. Basterebbe una giusta attenzione, un qualche intervento di riqualificazione, un taglio drastico dell'erba, un'area giochi destinato ai bambini, uno spazio per i cani, qualche panchina in più, qualche albero per l'ombra, qualche lampione. Se ne è accorto anche il movimento del Guerriero Sannita, che in una nota solleva il problema. Noi naturalmente crediamo bisogna fare assolutamente e subito qualcosa. Una città si misura dalla sua immagine e dalla civiltà, e qui all'area verde di via Tiberio si mostra solo incuria, e non per colpa di chi ci abita, ma di chi amministra, senza tener conto dell'interesse della stessa città e dei cittadini che la abitano. L'amministrazione comunale di Civitacampo Marano e i responsabili del polo museale del Molise hanno firmato un accordo finalizzato a mantenere aperto per le visite turistiche ogni fine settimana il Castello Angioino e per realizzare al suo interno una serie di attività culturali. La prima esposizione, il 19 e 20 settembre, sarà dedicata alla memoria individuale e memoria comunitaria nel paese di Vincenzo Cuoco. I pochi lavoratori rimasti allo zuccherificio di Termoli attendono novità favorevoli dal Ministero delle Politiche Agricole e dal passaggio di consegne nella guida della nuova società. Tutto tace allo zuccherificio alla periferia di Termoli. Dopo anni di splendore produttivo e occupazionale, lo stabilimento industriale segna il passo malinconicamente. Cuore pulsante della produzione saccarifera era in estate l'accensione dei forni. Non è rimasto niente. Solo ad ottobre probabilmente la mini campagna si svolgerà con le poche bietole a disposizione sui terreni regionali e macinate attraverso un impianto mobile per sopperire agli alti costi per l'accensione dei forni. Dopo il fallimento della società per azioni, questo appare essere oggi il massimo delle possibilità per l'azienda. Una 80 di dipendenti messi a riposo, solo una decina saranno a disposizione dello zuccherificio per i prossimi mesi. Il futuro resta appeso ad un filo. A metà del prossimo mese ci sarà un nuovo incontro a Roma per capire quali saranno le intenzioni del Ministero delle Politiche Agricole su cosa sarà domani dello stabilimento saccarifero. Con il cambio della guardia alla guida della nuova società, passata da Enrico Cianciosi a Fabio Marone, si spera in una inversione di tendenza e qualche buona novità da Pantano Basso, ma per i più allo zuccherificio del Molise è finita un'era. L'esame delle novità connesse alla fase di avvio del nuovo anno scolastico è il tema scelto nel primo incontro di aggiornamento a Campobasso indirizzato ai dirigenti scolastici. Il corso si svolgerà domattina nella sede della CGIL in via Mosca, relatore Gianni Carlini. Invece dal 27 al 29 agosto ci saranno le convocazioni per le nomine annuali nelle scuole pubbliche. Tra novembre e dicembre invece sono previsti ulteriori ingressi del personale docente nell'organico potenziato, 569 le unità con contratto a tempo indeterminato nel mondo della scuola. Cambiamo argomento. Tra i 600.000 soldati italiani deceduti nel corso della Prima Guerra Mondiale, 16 erano di Sant'Angelo in Grotte. Nella frazione sono stati illustrati in un volume i motivi del triste conflitto di un secolo fa. A Sant'Angelo in Grotte il professore Emidio Izzi ha presentato un suo lavoro sulla Prima Guerra Mondiale mentre si celebra il centenario. Ma perché scoppiò questa Prima Guerra? Le cause sono remote e sono da identificare nella contrapposizione tra due blocchi di nazioni contrapposte. Da un lato gli imperi centrali, ovvero l'Austria e l'Ungheria, dall'altro lato la Francia e l'Inghilterra, che si contendevano la leadership in Europa, nel Mediterraneo e soprattutto nelle colonie. Ma la scintilla che determinò l'evento bellico può essere considerata l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo per mano di uno studente bosniaco irredentista, Gavrilo Princip, 28 giugno
1914. Perché questo momento di riflessione proprio a Sant'Angelo in Grotte? Sant'Angelo in Grotte ha pagato un contributo rilevante perché nel corso del conflitto mondiale, detto anche la Grande Guerra dagli storici, morirono per la patria, per la difesa delle istituzioni democratiche, 16 sant'angiolesi, che furono tutti elementi determinanti nella costruzione, insieme naturalmente ai 600.000 soldati italiani scomparsi, nella costruzione di una comune coscienza nazionale, ovvero di una comune identità culturale. Professore, ma questa prima guerra mondiale ha fatto registrare una carneficina. L'umanità perché non ha imparato, se poi è scoppiata anche la seconda guerra mondiale? Appendice del conflitto mondiale può essere considerato la Società delle Nazioni, organismo internazionale sorto nel 1919 e finalizzato al mantenimento della pace nel mondo. Non fu così, perché non tutti seguono il grande insegnamento della storia e la voce degli storici, e purtroppo così si è stati condannati a un nuovo conflitto mondiale. Che ci aspetta nel futuro? Io credo che per quanto riguarda l'Europa sarà un futuro di pace. Esistono ancora integralismi e fondamentalismi pericolosi, perché accendono focolai di guerra, di guerriglia, e non contribuiscono alla pace nel mondo. Alla scoperta delle aree naturali di Campomarino Lido, escursione a piedi nel pomeriggio odierno nella località sulla costa adriatica, nella giornata dei briganti nelle campagne di Guardia Regia, dopo la rievocazione storica e il concerto serale di Luigi Farinaccio. E a proposito di musica, sale l'attesa a Boiano per il concerto di domani sera di Umberto Tozzi in Piazza Roma. Anche la quarta edizione della Sagra dei Cavatelli a Trivento è andata in archivio, una iniziativa gastronomica estiva che cresce anno dopo anno. Luci, colori, musiche da ballo e tanta allegria alla Sagra dei Cavatelli in pieno centro a Trivento. Per il quarto appuntamento un menù di gustose prelibatezze locali, non solo la tipica pasta cavata a mano, ma una portata arricchita da salsicce alla brace, ciliegine di mozzarella con pomodori e pesche al vino. Il factotum della manifestazione, Attilio Molinaro per l'occasione si è avvalso di una squadra di giovani che lo hanno affiancato nella preparazione e distribuzione dei piatti. E anche quest'anno ci siamo riusciti a fare questa sagra, grazie anche ai contributi dei nostri sponsor che ci hanno aiutato a fare questa sagra, e è andato tutto bene. Che cosa attira la clientela, gli ospiti, i turisti a sedersi nella piazzetta e quindi poter degustare i cavatelli? Forse la bontà dei prodotti genuini, roba locale, l'ospitalità e tutto qua. Non dispiace poi neanche il gruppo musicale che allieta la serata. Anche questo, beh, questa è una piccola cornice della serata. Possiamo dare appuntamento già al prossimo anno? Se Dio vuole, anche qui nel 2016 ci sarà la Sagra dei Cavatelli, sempre il 18 agosto. Tradizionale appuntamento gastronomico con le pallotte di formaggio e uova a Schiavi d'Abruzzo, specialità fatte a mano dalle donne del paese che si affaccia sul fiume Trigno. A Palazzo Ducale di Larino la femminilità delle arti di Leonardo da Vinci e Pierpaolo Pasolini, lettura magistrale di Antonio Picariello. Domani invece la FIDAS promuove nel centro storico la manifestazione Allegria e Donazione. Commedia brillante domani sera in Piazza Garibaldi a Tufara dal titolo Al diavolo l'eredità, uno spettacolo messo in scena dalla compagnia teatrale Università Popolare per ricordare la recente tragica scomparsa della giovane Serena Petrone. E spazio adesso alle previsioni del tempo.
Corpi nuvolosi di passaggio oggi sul Molise. Dalla sera parzialmente stellato il cielo sulla regione. Le temperature sono comprese tra la minima di 17 gradi a Campobasso e la massima di 26 su Termoli. Calmo l'Adriatico centrale, ventilazione debole variabile. Domattina ancora velato, poco nuvoloso sulle due province. I venti si disporranno settentrionali, valori climatici stazionari. L'Isernia di Pierluigi De Bellis si è imposta nettamente al Treppini Sporting Matese in amichevole, 5-1 il risultato finale, con una squadra, quella Pentra, imbottita di numerosi ragazzi in prova. Le marcature per gli isernini, 4 di Capitan Panico e una firmata da Scimò. Solo allo scadere i campani riducono il passivo con Barile. Domani l'Isernia scenderà ancora in campo nel triangolare a Sesto Campano nel trofeo Valente. L'Agnone di Silvio Paolucci si prepara ad affrontare in amichevole domani pomeriggio il Treppini Matese, formazione quest'ultima di eccellenza. Domenica gara più ostica con i beneventani del Torrecuso e sabato 29 ancora al Civitelle scenderà la primavera del Lanciano. Sul mercato in arrivo, accordo raggiunto con Lucio Boris Di Lollo, 22enne centrocampista locale, nelle ultime due stagioni all'Aquila in Lega Pro. Infine, dagli allievi nazionali del Savoia e dalla Primavera del Benevento hanno firmato per i Granata l'attaccante Michele Guida e l'esterno Francesco Martignetti. Ancora calcio, vuole un campionato di vertice in prima categoria l'AS di Trivento, il sodalizio calcistico fresco di promozione. A giorni l'inizio della preparazione estiva, l'organico giallo-blu è stato presentato ieri sera in piazza dinanzi a un folto pubblico. Vincenzo Molinaro, il tecnico riconfermato dell'AS di Trivento, c'è passione, c'è fiducia, c'è voglia di riportare il nome di Trivento in alto, ci sono i presupposti per un altro campionato di un certo spessore? Beh, credo che la risposta c'è anche questa sera, la gente credo che stia seguendo, è molto curiosa di vedere chi è la società, chi sono questi ragazzi. Stiamo allestendo una bella la squadra, certamente l'abbiamo pure allestita da un bel po', abbiamo contattato gente di categoria superiore, vogliamo fare bella figura, io ho detto di vincere il campionato, noi cercheremo di fare bella figura, li voglio stimolare i miei ragazzi, cercheremo di portare il nome del Trivento in alto sicuramente. Si riparte con i ragazzi del posto, fiducia a loro? Beh, io credo che l'esempio più eclatante sia il Parma che era in Serie A, in Europa League, si ritrova a fare la Serie D con gente degli altri anni che hanno fatto la gloria della storia del Parma, e qui ci ritroviamo con gente come me che ha giocato con l'Atletico Trivento, con Giuseppe Vasile, Giampaolo Di Blasio, comunque gente che ha dato tanto per Trivento e per questo sport. Cercheremo sempre di onorare questa maglia, i colori non cambiano, cambia forse le prime tre lettere davanti, ma il colore non cambia. Una squadra formata da un mix di giocatori esperti, come dicevi, che hanno calcato campi sicuramente di categoria superiore, a ragazzi che hanno voglia di emergere. Questo sì, questo senz'altro. Io lo dicevo spesso durante le partite l'anno scorso, nello spogliatoio. C'è qualcuno che non merita di giocare in seconda e forse neanche in prima. Ci sono giocatori che meritano altri campionati e noi cercheremo di farli giocare con la AS di Trivento. Questo sicuramente, ci sono margini di miglioramento perché ci sono dei giovani, dei giocatori che possono dare tanto, sono tutti giovani e chi è vecchietto, tra parentesi, che abbiamo fatto i nomi prima, possono dare veramente una grande mano a questi ragazzi.
Cerimonia di presentazione dei calendari dei campionati regionali di calcio di eccellenza e promozione questo pomeriggio a Villa Devoli di Castropignano, cerimonia voluta dal comitato locale della Federcalcio alla presenza delle società sportive, autorità e vertici della FIGC nazionale. Siamo in chiusura, la coppia Cavaliere Mignone ha superato in finale a Montenero di Bisaccia il duo Cariota Tomeo in occasione del quarto torneo di calcio Balilla svolto nel camping Sabbia d'Oro. Domani altri scontri in programma sempre sul litorale di Montenero. Seguiranno successivamente le tappe di Termoli venerdì 21 e Campomarino martedì 25. Bene, per questa edizione è veramente tutto. Grazie, a risentirci a questa sera.